Io ho dato dei soldi ad una banca che mi ha chiesto un'iniezione di fiducia. Io ho avuto fiducia. Quando ho acquistato non mi hanno detto che se voglio indietro i soldi devo rivenderli. Cioè io devo trovare le persone che se li comprano. Ma lei li darebbe in prestito a qualcuno i soldi a queste condizioni? La rabbia è tanta, la preoccupazione pure. Alla riapertura delle filiali di Banca Popolare di Bari tanti clienti si sono presentati per capire che fine hanno fatto o faranno i loro soldi dopo le notizie sul commissariamento e sul decreto di salvataggio del governo. Paura per i nostri risparmi, altrimenti qua non andremo avanti così. Natale senza poveri. Quando vado a leggere adesso sul mio prospetto informativo trovo scritto... Tutte le cifre sono in rosso con il segno negativo verso il basso. Trovo scritto illiquide. A me non ne hanno detto prima quando li ho acquistati. Guarda che i tuoi soldi sono illiquidi. È chiaro? Resta un po' di fiducia in chi si affida alla necessità di salvare la banca o a un intervento superiore. No, mi va bene così. Siamo nelle mani del Signore e il Signore ci aiuterà. Data diciamo, la grandezza della Banca Popolare, quindi le ripercussioni su tutti i vari operatori, clienti, eccetera, sarebbe assurdo e suicida diciamo, non provvedere a cercare di sistemarla in senso naturalmente attivo, cioè di gente che recupera, fa senza utilizzare o sprecare soldi ulteriori da qualunque parte provengano. A questo si aggiunge la confusione di chi negli ultimi mesi si è visto rimpallare tra diversi responsabili della banca che però non hanno fornito risposte, in prima fila le associazioni dei consumatori che stanno offrendo la loro tutela legale. La cosa importante è che ci sia una banca in grado di dare delle risposte, che produca una redditività e quindi che sia in grado di far fronte ai propri impegni. Certamente una banca che non funziona non è di interesse per gli obbligazionisti né per gli azionisti ovviamente.